Dottor Spina, buonasera. Lei è qui per la candidatura del dottor De Cristofaro, Italia dei Valori e San Marcellino. Come mai questo connubio? Luigi è una persona molto per bene, è un uomo d'altri tempi. Italia dei Valori, insomma, è da una vita che propugna concetti di legalità e quindi noi siamo legati, voglio dire, a questa esigenza. Credo che il candidato risponda benissimo a queste esigenze di legalità di cui ha bisogno il territorio. L'Italia dei Valori, che io rappresento a livello nazionale, sono responsabile delle quattro province eccetto Napoli, e accanto a Luigi. A Luigi con affetto auguro ogni bene. Salve, buonasera. Luigi De Cristofaro, candidato per Futuro per San Marcellino. Perché i cittadini dovrebbero votarla? Per l'impegno che ho sempre dimostrato negli anni da amministratore, quale assessore o consigliere comunale, e le risposte che ho sempre dato alle persone. Sono stata sempre una persona rispettosa degli altri, per cui non mi sono mai nascosto e sono sempre pronto in qualsiasi momento a qualsiasi dialogo con tutti e per tutti. Leggendo le sue linee programmatiche si nota il suo impegno soprattutto nell'aspetto sociale, a tutela delle famiglie. Mi spieghi meglio questa cosa? Allora, oggi San Marcellino affronta varie problematiche, quelle delle fasce più deboli. Le fasce più deboli si intende bambini, diciamo, lasciati in mezzo alla strada perché i genitori non possono gestire questi bambini e non hanno possibilità di risorse perché non lavorano i genitori e in un certo qual modo vengono affidati a strutture dello Stato, per cui noi non possiamo consentire che questi bambini, nonostante siano stati sfortunati e sono nati da famiglie disagiate, possano essere presi e tolti alle famiglie. Bisogna incentivare sulle famiglie, dare un contributo alle famiglie affinché se li possono tenere a casa, farli crescere in una sana famiglia e stare tranquilli senza nessun problema, nessun timore per il futuro. Futuro per San Marcellino vuol dire anche coerenza, e lei di coerenza ne ha avuto parecchio in passato, è così? Penso proprio di sì, ho sempre rispettato le regole, sono sempre una persona disponibile a qualsiasi dialogo, non mi sono mai fatto indietro quando è nato qualche problema, non mi sono fatto mai indietro se c'era qualche necessità.